perché ognuno rappresenta a modo suo una Napoli musicale, un quartiere di questa città porosa, per citare qualcuno più importante e intellettuale di noi. Che cosa c'è nel disco? Sì. Ci sono delle versioni un po' fighette di Maruzzella cantata in francese, c'è per esempio Rocks in the Box, che è un artista che è esposto in tutto il mondo e anche al Madre, c'è Tajaska Sosang, che è di pause pura, c'è Marsica, che ha rielaborato un successo di Peppino Gagliardi, che è napoletano nonostante cantasse in italiano, Peppe Barra con Core Niro, Barca Bentaleb con Indifferentemente versione araba, Ciccio Merolla con Femmina Boss, Gabriella Pascale, che molti di voi ricorderanno essere la diva del rock anni 80 della Vesuwer, no? Deva Lalla, che invece qui canta Kill va pazza per te di Cidolici, che diventa però una cosa la Goran Bregovic addirittura, una cosa fortemente caratterizzata. Poi ci sono i Sudespress, di cui parleremo anche tra poco, perché c'è Franco Del Prete qui non a caso. Ma sono loro, quindi. Con una canzone che secondo me è il nuovo classico, infatti già tutti la vogliono interpretata. Poi Enzo Gragnaniello, James Senese con Scarinatella, di cui vedrete adesso un contributo video estratto da un concerto Edizioni Graf a Scampia, un'operazione molto interessante. Poi Senza Legge, non so se li conoscete, loro sono molto forti nell'underground napoletano con Strunz Vannannanza. Gennaro Cosmo Parlato, che è il personaggio lanciato da Chiambretti, da Costanzo, che qui rielabora Call Me dei Blondi. Ma è quello che ha vinto la Piedigrotta l'anno scorso. Esatto, stesso, no? Qui rielabora Call Me dei Blondi, che tu forse ricorderai, la mitica De Bierri, che diventa una tarantella. Capone Bunk de Bang con Caravan Petrol, gli Ueco con Sondata Carcerata, Terre del Sole con Tammuriata Nera Lounge, che non riconoscerete, Andrea Cassese con Per Sempre, Pietro Montecorvino, che tra poco si esibirà al concerto del 1° maggio a Piazza San Giovanni, per cui vai forte Pietra, e poi infine gli El Gor, che sono una rock band di Torre Annunziata che canta in francese, quindi insomma anche quello mi sembrava un genere musicale. Una grande compilation. No, perché noi ci auguriamo che la musica di questa città veramente, finalmente, riesca a varcare il confine, perché certe volte ho l'impressione che a Napoli ce la suoniamo e ce la cantiamo tra di noi, poi vai a Scauri, fai dei nomi e quelli capitano a forma e ti guardano e dicono ma chi sono questi? Quindi è giusto contribuire alla divulgazione.